Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564. Il padre è un musicologo, è un compositore ed è un esponente importante della cultura fiorentina del tempo. Galileo studia a Firenze e riceve un'eccellente educazione. Nel 1581 Galileo ritorna a Pisa, famosa università dell'epoca, una delle più importanti in Italia, e ritorna per intraprendere e cominciare gli studi universitari di medicina. Galileo però ha altri interessi. Interessi che si rivolgono ben presto verso la matematica e la fisica. Dopo 4 anni rientra a Firenze per le disagiate condizioni familiari, senza essersi laureato, ma ormai aveva un'idea chiara. La sua era una vocazione scientifica e Galileo affianca un'intensa attività di studio nell'insegnamento privato. Di questo periodo noi conosciamo i suoi primi studi, rivolti alla meccanica. Nel 1583 scopre l'isocronismo del pendolo, potete vedere anche le immagini sul nostro libro. Questo è un principio che stabilisce che il tempo di oscillazione in pendolo di uguale lunghezza è costante, qualunque sia l'ampiezza dell'oscillazione. 3 anni dopo perfeziona la bilancia idrostatica, una bilancia che determina il peso specifico dei corpi in base al principio di un altro grande scienziato dell'antichità, Archimede. Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Partendo da quel principio, Galileo costruisce questa bilancia idrostatica e avete questa immagine sul nostro libro. Qualche anno più tardi, nel 1589, Galileo accetta la cattedra di matematica presso la gloriosa Università di Pisa e nel triennio in cui ha questa cattedra, regge questa cattedra del 1589 al 1592, copia studi che gli fanno intuire l'inattendibilità del sistema geocentrico che risaliva ad Aristotele e Tolomeo.